io vorrei fare un altro libro insieme a voi. In che senso? Io lo dico anche nel libro, a 8, 9, 10 mesi ebbi l'ittero, una febbre alta, e non c'era salvezza per me. Nel 1948 mancavano i fatti. Io fui graziato, diciamo, con l'intervento divino per mezzo di una legge che mia madre non conosceva. A 3-4 anni io abitavo in una strada dove passava il tram, e siccome dietro l'infisso di un balcone c'era un filo lungo che mia madre aveva tolto da un balcone e intendeva metterlo sul balcone dove io mi affacciai, e con mia curiosità era quella di la mia curiosità, che poi ingenuo non capivo, cioè il trollo del tram doveva passare sopra, che poi il trollo cammina sotto il filo del tram, diciamo, elettrico. Quando si fermò il tram e iniziò a camminare, io presi il filo che era lungo, perché a un certo punto mia madre doveva stare anche attenta a spandere i panni, non far toccare sui fili sottostanti, quindi per me era facile abbassare il filo. Però secondo me chi ci governa disse: tu vuoi morire, tu non devi morire. Mi fece mantenere col braccio sinistro vicino al ferro del balcone. Io presi una scossa, ma che me la ricordo ancora. Il scappò l'automatico, il tram si fermò, la gente si affacciò. Allora a un certo punto, spaventato, io ritornai in casa, ma a pochi passi dal balcone. Mia madre mi venne incontro, che veniva dalla cucina, disse: ma che succede? No, niente. E allora il padre dice: quando tornerete a casa, date una carezza ai vostri figlioli e dite loro che una carezza del papà. No, chi tiene i figli piccerilla da fare un baleato, dici: vieni combinato. È chiaro, perché l'indole umana purtroppo è vaga, è vaga. Ognuno ha i suoi progetti, anche infantili. Io camminavo da 3-4 anni, la mia casa era, come si dice, corrispondente. Arrivavo all'altezza del segretario, era 3-4 volte a me. Diceva: Gesù Cristo, figli e figli, e di a chi è figlio? Cioè io mi sono posto delle domande già da grande, il che gli altri forse dell'epoca mia, pensando alla fame, pensando a, diciamo, anche quelli più grandi di me, non si potevano porre questi problemi e queste domande. Quindi io sono convinto che non è l'anima di Raffaele Carazzo, perché io ho fatto un promemoria per spiegare anche alla base del primo volume. Il secondo volume, cioè la seconda parte, è quella della paura della verità, che la gente non la vuole accettare. Io ho fatto un libro non per i cattolici, ma per quelli non praticanti, per quelli intelligenti. Quindi vi dico la verità, questa è la verità. Io quando andai, vedete che io non sono un oratore, però quando ricordo riesco a parlare. Quando andai al Mattino nel 1983, parlai con Luciano Grassi, io gli consegnai questa Summa Teologica che il signor Brunetti, verificato, I, interessante, L, lavoro, O, ok, naturale. Questa è la dicitura che fece, e ce l'ho ancora per ricordo. Quando parlai con Luciano Grassi,
lui, io gli consegnai questo piccolo volumetto che parlai anche con il professor Olivieri. Questa è stata la base. Ma questo non dice niente, cioè lei che non dice niente. E il libro che ho fatto adesso è molto più arricchito, molto. C'è un'esperienza trentennale. Io vorrei sapere, però ricordatevi che devo raccontare il fatto, perché io poi mi allargo e poi dopo non riesco a connettere. Di me c'è un'esperienza trentennale. Non è che ho fatto un esperimento, poi l'ho lasciato. Io ho fatto come tutti quanti, i San Tommasi. Cioè, per iscritto delle cose, perché io le ho verificato veramente. Non è come disse il signor Burretti, amico mio, una volta, disse, e che ne so se tu sei andato sulla montagna, ti ricordi di Salvatore? E l'hai scritto. Non è... Vabbè, comunque, a parte che tu mi dicessi che la corrente era 250 e io invece, essendo un San Tommaso, domandai a un ex, e vi dico anche il nome, Antonio Perella, che si confonde con Pernella, il mio calzolaio, Perella, mi disse, e l'ho chiesto l'altro giorno, lo incontrai in Pumano. Non è mai esistito 250, mai. Che cosa? 250, non è mai esistito. 200? Parlo di tensione. Non è mai esistito. Tu mi dicessi che era la 250. Io comunque, comunque io ieri, il contento Perella, dico, guarda tu, ma volete venire domani? È vero, dico, farete una giornata diversa. Ma da dice una cosa, era la 500, era la 500, era la 600, era la 600, qui è una fulminata, annerito, non so il vocabolo preciso. Quindi a un certo punto, colui che noi non conosciamo si è servito di noi. Questo è il discorso. E allora io... E dovete alzare le mani. Perché io vi dico un'altra cosa, che la predestinazione esiste. Anche se Tommaso da Tagaste, perché noi siamo santo, uno che ha avuto un figlio e noi siamo santi. Tommaso da Tagaste sarebbe San Tommaso. Sant'Agostino. Io avevo 9-10 anni, in un palazzo di mia nonna abitava un prete che forse sarebbe stato il futuro parroco di Bagnoli. Si chiamava Padre Piccolo, però il nome io veramente dei preti non mi sono mai interessato. Comunque, un terrazzino pieno di libri, io che cosa vado a scegliere? Questa copertina che mi attirò e l'ho aperta. Quando ho fatto questa somma che lui l'ha letto, cioè io a 10 anni, si tratta 1950-51 massimo, l'ho aperta nel 1982-81, perché l'ho finito il 7 in onore della Madonna, si dice, 7 ottobre 82. Ho fatto come introduzione, diciamo, di quello che ho detto. E te lo voglio dire, così capite che io dall'82 sto parlando di queste cose. E allora, chi c'ha i paraocchi non può parlare per Carmine Primo, perché c'è Carmine Primo e Carmine Secondo. Il Carmine Primo c'ha la metà degli anni miei e parla il mio linguaggio. Io quella gente lì parlo in circa. Un applauso anche a Carmine.